Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale ragazzi. Cominciamo subito così, con la schermata di Clash of Clans ragazzi, più 21 coppe, Road to Leggenda. Voglio e spero che questo video raggiunga i 4.000 mi piace entro oggi, perché ragazzi, cominciamo a scalare verso Leggenda. Mi servono i vostri consigli, quindi partiamo subito con il video ragazzi, ma prima, sigla! Detto ciò ragazzi, più 21, si comincia molto molto bene. Allora, il villaggio è molto attivo perché sto appunto ricominciando a scalare, quindi non ho neanche tanta roba da togliere, a parte le cose di questa notte chiaramente. Ritiriamo un po' di roba e ragazzi, devo dire che sto scalando principalmente per le due stelle per adesso. Sto utilizzando una tecnica anche abbastanza facile da usare. Adesso ho provato a mettere dentro le valchirie e la strega, così un po' a caso. 4 terremoto, semplicemente, niente di troppo complesso. Vi dico ragazzi che non sono un pro player, sono arrivato a 4200 coppe un bel po' di mesi fa perché giocavo davvero tanto. Ma io direi attaccare lui, così ci facciamo, proviamo almeno a farci queste stelline così. Cioè non sono un pro player, non sono bravo a giocare, ma sinceramente chi mi conosce da tanto tempo sa che da me non si può aspettare niente di super pro, perché insomma non è il canale, qui è più una cosa play for fun e via. Allora ragazzi, so che ora mi correggerete tutti giustamente su come vanno messe le cose, io però generalmente attacco così e va bene. Curiamo i nostri giganti, anche se potevo aspettare un po' di più. Mettiamo le nostre valchirie, che gentilmente dovreste anche entrare però, amiche mie. E gli spaccamura andavano messi magari per spaccare queste mura qui, ma non importa. Ripeto che giochiamo per le due stelle, quindi sinceramente non come va non è un problema, perché penso che le due possiamo farle, almeno spero vivamente. Dobbiamo lanciare un po' di spaccamuro. E ok, quelle Tesla ragazzi messe lì, comunque vabbè, un TH9 maxato è anche un buon TH9 sinceramente. Ci teniamo qualche truppa in extremis perché non si sa mai. Nel frattempo la mia, come si chiama, regina si è un po' infognata nei punti che doveva lasciare stare. Però vabbè, non c'è male. Mettiamo qui uno sgherro. Nel frattempo i giganti li stanno picchiando. Mettiamo qui un mago. E ci portiamo un 18 coppe abbastanza easy. Oddio, sono un po' tirate effettivamente, ma l'importante è averle fatte. Giocheremo principalmente per le due stelle. Dopo ragazzi, quando saremo in Lega Campione, cominceremo anche a tristellarli loro. Non volevo spendere tanto Elisir. Questo qui era anche comunque un TH9 messo abbastanza bene, mura messe meglio delle mie leggermente, quindi comunque era anche un buon TH. Ok ragazzi, più 18 coppe, dovremmo quasi affacciarci al prossimo attacco alla Lega Master 3. E appunto partirà ufficialmente da qui la vera e propria scalata verso Leggenda. Si comincia dal basso ragazzi, ma chiaramente farò molti attacchi off camera e vi farò vedere come ai vecchi tempi nel Road to Lega Titano alcuni attacchi usciti abbastanza bene. Finiremo molto probabilmente su mongolfiere, sgherri, velocità e furie, così come sono arrivato a Titano penso di poter arrivare anche a Leggenda. Chiaramente mi servirebbero i draghi livello maggiore, penso proprio di sì, per arrivare così in alto. Però vabbè, cercheremo in qualche modo di inventarci qualcosa, perché mi servirebbero i draghi, li ho al 4, mi ero anche dimenticato di averli fatti. Una cosa che mi manca forse sono le tuono. Esatto, molto probabilmente, esatto, mi servirebbero da potenziare le tuono, perché avendole le ho di livello 5 sono un po' bassine. Non penso di riuscire a spaccare le difese aeree così. Comunque attualmente questa è la posizione. Andiamo a rifare le truppe e andiamo con il secondo attacco che ci porterà in Lega Master 3. Ragazzi, ci siamo, 2599 coppe. Ho fatto un attacchino così giusto per fare, per portarmi, casualità voluta, almeno una coppa da master. Direi il primo piccolo traguardo che ci toglieremo in questa la scalata, che secondo me sarà molto lunga. Io direi, ragazzi, di... No, lui sarebbe stato più interessante con altre truppe. Ci volevano un po' più di valchirie che girando facevano un bordello. Stiamo già trovando, ovviamente, i primi avversari da master. Potremmo attaccare anche lui lanciando le terremoto bene, ragazzi, l'ho già fatto e chi mi ha seguito lo sa. Si può spaccare tutte e tre le fila delle mura, solo che bisogna essere abbastanza precisi barra fortunati. Vediamo. E piazza è preciso barra fortunato. Perfetto, abbiamo decisamente distrutto tutto, quindi lanciamo subito il nostro golem e dei giganti a schiera.
Un po' di maghi. E ok, mettiamo una bellissima furia qui, l'ultimo gigante. Ok, curiamo tutto mettendo una cura un po' più avanti e sganciamo. No, no, perché cazzo fate il giro? Brutti bastardi, non dovete fare il giro. Nel frattempo giganti che volano, golemiti che volano. Vola tutto, Beppe. Andiamo a volare, allora ci distruggiamo subito il municipio avversario, ragazzi. Immediatamente, nel frattempo andiamo a fare un po' di percentuale qua a lato. Prima stellina fatta. Abbiamo ancora tre maghi che ci terremo. Nel frattempo qui lanciamo dei piccoli sgherri. Ok, da questo lato potremmo anche con un po' di rischio provare a fare una cosa magica. Ovvero, ah, non ne ho più. Vaffanculo, non ne ho più. Non ne ho più, purtroppo. Ok, mi morirà la regina perché non è stata tankata da niente. Quindi purtroppo la regina adesso ci saluterà. La infuriamo proprio nel momento più adatto, ovvero adesso. E ci portiamo, peccato. Giocata meglio questo si poteva tristellare, semplicemente. Anche in modo abbastanza easy. Sono un po' idiota perché giocata meglio questo lo potevamo tristellare. Ahimè, ahimè questo Piaz che giustamente non giocando da un po' di tempo si dimentica le basi del gioco. Però zitti 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 ci siamo portati 21 e 8, 29 e 18. Non so più contare fino a così tanto. Siamo intorno ai 45 trofei, che male non sono. Sbarchiamo subito, il gioco si chiuderà per manutenzione. Io voglio giocare, il gioco non mi fa giocare. Comunque siamo a 2617 coppe. Andiamo a ritirare il nostro bellissimo premio, ragazzi. E andiamo a vederci. Ah, vabbè, ha rotto il cazzo però sto messaggio, abbiamo capito. Il gioco si chiuderà per manutenzione, hai rotto la fava. Niente, non si può più giocare perché continuerà a darmi questo messaggio. La cosa buona, ragazzi, è che sono 2617 coppe, quindi siamo esattamente a meno 2383 coppe. Ce la faremo, sarà molto dura, però ci si prova. Sicuramente torneremo a Titano, questo sì. Volevo vedere la difesa che avevo vinto. Ah, proprio lui con una barcia voleva andare. Guardalo come pensava. Ha usato degli arcieri. Niente, una cosa molto facile. Poi ha capito che non era in grado. Che poi si riesce a farmi una stella con barcia. Ce la si fa. Però semplicemente non tutto esterno. Tutto qua. Cioè riesce a farla. Però un po' di tecnica devi averla. Infatti poi tra l'altro senza eroi. Avessi avuto gli eroi magari ce l'avrebbe fatto probabilmente. Eroe qualche spaccamuro. Invece mi ha regalato ben 21 coppe, quindi grazie mille amico. Beh, direi che a grandi linee questo qui è tutto. Questi sono i tre attacchi che abbiamo fatto. 18, 18, 36, 44 coppe. Non è male. Questo qui ragazzi l'ho quasi failato perché infatti non ve l'ho portata perché stavo parlando con un ragazzo. Mi ha chiamato un ragazzo e mentre rispondeva, esatto, mentre rispondeva era impossibile. Cioè ha fatto un bordello, quindi quello lasciamo stare. Ah ragazzi, prima di chiudere una cosa importante mi ero dimenticato. Ovvero, ragazzi, se volete entrare nel clan fatelo. Fatelo però per favore siate attivi perché io ho bisogno di scalare. Quindi mi serve gente che possa donare abbastanza frequentemente, altrimenti non conviene. Come disposizione, ragazzi, mi sto trovando un sacco bene perché più 28, più 26, più 21, più 16, più 28. Qui ho preso una valanga, più 22, più 18. Gli attacchi, vabbè, generalmente non failo mai perché insomma, vabbè, è tutto, ma failare a queste leghe è un po' difficile. Quindi mi sto trovando molto molto bene. Vabbè, qui giocavo già un po' di meno. No, qui no, la settimana scorsa già giocavo. Però se si vedono magari, so, difese di un mese fa, le perdevo perché non riattivavo le cose, semplicemente tutto qua. Ho ripreso da insomma queste due settimane a giocare, 10 giorni, perché volevo tornare su dove sono stato. Perché sono stato a 4140 coppe. Tornare lì sarebbe già bello, ma l'idea è andare almeno a Titano 2, almeno. E poi pian piano, con un sacco di vostri aiuti, si può puntare a leggenda. O comunque avvicinarsi. So che gli eroi sono bassi, ma è questa proprio la vera e propria sfida di questa serie. Ovvero provare più che si può ad arrivare, portare proprio me all'estremo e provare ad arrivare su a 5000 coppe. Ormai so che ci sono alcuni di Economia che sono arrivati, però prima cosa hanno gli eroi al 30. E hanno tutto maxato, anche il villaggio, con tutte le mura a livello 10. Insomma, sono dei bellissimi TH9. Io sono un TH9 semi decente, perché sono messo bene, abbastanza bene con le mura. Gli eroi sono a metà, praticamente, quindi ancora c'è un bel po' di cose da fare. E sarà complicato. Infatti dovrò per forza appellarmi a Mongolfiere Sgherri per fare le 3 stelle, altrimenti diventerà praticamente impossibile. Ragazzi, ora davvero vi saluto. Ci vediamo come sempre domani alle ore 15. Mi raccomando,
non mancate un sacco di novità. Spero di poter continuare questa serie insieme a voi, perché mi piacerebbe un sacco. La piazza è tutto, un saluto, un abbraccio e ciao ragazzi.